Ben ritrovati, come promesso, ultimo romanzo di Michel Bussy letto e terminato ieri, sì, l'ho letto in una notte, in un pomeriggio. È l'ultimo in mio possesso, altri ancora non ne ho, li prenderò, ma con un minimo di sosta. Adesso vi do tutti gli estremi di questo. Michel Bussy, Mai dimenticare, edizioni E.O. Questo è bello tosto, sono 464 pagine. Prezzo di copertina 16,50 euro. Lo potete trovare a 14,41 euro il formato cartaceo e a 11,99 il formato elettronico sul sito di Amazon. E adesso andiamo alla storia. Siamo in Normandia. Qui c'è un ragazzo che ha vinto a una programma radiofonico, se non ricordo male, insomma, ha vinto una settimana di vacanza in un albergo a Yport. Yport è questo paese che si affaccia proprio sulla Manica e quindi ha queste falese, queste scogliere molto alte. E questo ragazzo, tra l'altro, è di origine magrebina e si chiama Jamal Salawi. Lui però ha un problema, ha un handicap, ha una protesi al carbonio perché ha una gamba tagliata al di sotto del ginocchio. Questo però non gli ha impedito né di studiare né tantomeno di impegnarsi a livello fisico. Lui infatti vuole partecipare a una corsa massacrante che dovrebbe percorrere il tratto del Monte Bianco, si chiama l'Ultra Trail Monte Bianco e lui vorrebbe essere il primo atleta portatore di handicap a vincere o quantomeno a portare a termine questa gara. Quindi coglie l'occasione di questa vincita a questa trasmissione e si trasferisce ai Port. E per tutta la settimana il suo intento è quello di fare queste lunghe camminate, queste corse proprio sulle scogliere, su queste falesie e per allenarsi, anche perché è inverno, fa freddo e vuole temprare il suo fisico al clima. Dopo tutta questa bella premessa, tanto per inquadrarvi il personaggio di Jamal, ecco che una mattina lui si prepara per la sua solita il suo solito allenamento, ma a un certo punto, salito sul dirupo, vede una bellissima ragazza con il vestito strappato che è sul punto di lanciarsi nel vuoto. Lui lì accanto vede una sciarpa rossa, la prende, gliela lancia e le dice: aggrappati, stai tranquilla, ti tiro sui, cioè, fidati di me. Lei niente, gli strappa la sciarpa di mano, si lancia nel vuoto. Per Jamal è veramente una cosa terribile. Quindi lui corre verso la spiaggia sottostante questa falesia e c'è questa ragazza morta. Si avvicinano due persone che stavano passeggiando sulla spiaggia, un'anziana signora con un cagnolino e un uomo di mezza età. Viene constatato il decesso di questa ragazza, arriva la polizia e la cosa sembra finire lì. Se non che questo è soltanto l'inizio di una storia veramente folle. Infatti, Jamal scoprirà che questa ragazza è la terza che muore in queste circostanze. 10 anni prima, sempre ai Port e poi in un luogo vicino, due ragazze vennero violentate, strangolate e poi gettate dalla scogliera, sempre con una sciarpa rossa attorno al collo. Può essere una coincidenza o no? Diremmo proprio di no. Può darsi che questo serial killer sia tornato. Ecco che inizierà un'indagine condotta dalla polizia, ma anche un'indagine che suo malgrado Jamal si vedrà costretto a fare perché qualcuno
gli recapiterà delle buste dentro le quali sono contenute le notizie e le storie di queste due ragazze precedentemente morte. Io non proseguo oltre con il racconto di questa trama. Vi dico soltanto che è una specie di continuo ribaltamento di situazioni. A un certo punto il lettore, scusate la mia tosse, non mi abbandona ancora, il lettore arriverà alla fine con un sospetto, o perlomeno io a un certo punto ho avuto un sospetto nella svolgersi della vicenda. E questo sospetto è stato, diciamo, corretto, nel senso che poi a un certo punto arriva questo tipo di spiegazione e quindi il lettore tira un sospiro e dice: ah, vedi dunque che avevo ragione, e la storia sembra prendere l'avvio verso una soluzione che metta finalmente la parola fine a tutte le peripezie e le disavventure che vedranno coinvolto questo povero Jamal, che a un certo punto veramente sarà anche sul punto di morire a causa di una serie di equivoci e di accadimenti che lo vedranno coinvolto suo malgrado. Quindi arrivi al punto che dice: bene, quindi tutte le mie illazioni hanno trovato riscontro, i miei ragionamenti e le mie deduzioni sono corrette, la storia giustamente finisce così. Assolutamente no. La storia ha un altro, ennesimo colpo di scena che pare mettere punto alla storia, ma a questo punto si sposta ancora per un'ennesima risoluzione di un'altra cosa. Insomma, è una specie di gioco, scusate, mi va via proprio la voce, un gioco di scatole cinesi, dove una storia ne contiene un'altra e ne contiene un'altra ancora. L'ho trovato estremamente interessante, un meccanismo che veramente regge, è molto elaborato come meccanismo, ma potrebbe funzionare. Diciamo che questo romanzo sembrerebbe quasi, non dico un giallo della camera chiusa, ma comunque uno di quei gialli che si potrebbero quasi recitare in teatro, cioè senza stare a fare troppi viaggi destra e sinistra, ma sono le deduzioni, i ragionamenti logici. Questo puzzle che si compone tessera dopo tessera, che porta alla conclusione e alla visione d'insieme di tutto questo disegno, estremamente macchinoso, va detto, ma che comunque ha una sua logica molto perversa, ma ce l'ha, e porta alla conclusione della storia, una conclusione che, come ho detto poc'anzi, sembra arrivare e quindi chiudere la vicenda, ma che in realtà porta un strascico che si trascina dietro un'altra storia e che si dirà chiusa solo un capitolo ancora dopo. Che dire, Bussy in questo romanzo mi è piaciuto moltissimo, ripeto, paragonato a Ninfee Nere, no. Rimane sempre il grande amore per me quel libro, ma a questo ve l'ho detto anche nel video di ieri in cui vi parlavo di Non lasciare la mia mano, sempre di Bussy. Questo a livello di giudizio, anche di meccanismo narrativo, va sicuramente, non dico un gradino sotto a Ninfee Nere, ma un pelino meno di Ninfee Nere. Ma chi ha amato Ninfee Nere credo proprio che si farà conquistare da questo
Romanzo, mai dimenticare. So che ho visto, ad esempio, sapete che io cerco i dati sulla pagina di Amazon, che su Amazon ci sono altri romanzi. Un aereo senza di lei, questo mi manca. Ma penso che sia l'ultimo che ha scritto, sì, perché altri non ce ne sono. Sì, ha pubblicato nel 2014, vabbè. Non importa, troveremo e leggeremo anche questo. Per ora io vi consiglio questo qui, che secondo me è un bel romanzo di quelli che ti tengono fino all'ultimo. Ribadisco, se si legge con attenzione, a un certo punto il lettore avvezzo alla lettura del romanzo giallo poliziesco arriva a capire un po' qual è stato il meccanismo, o perlomeno che cosa stia realmente succedendo al povero Jamal Salaoui. Quello che non ci si aspetta però è il finale che è veramente spiazzante per tutti. E comunque ci sta benissimo, nel senso che non è un finale campato per aria, è un finale che funziona, anche perché è proprio vero, i pazzi sono tra di noi. Vi ridò gli estremi di questo bellissimo romanzo, Michel Bussy, Mai dimenticare, casa editrice EO, sono 464 pagine, il prezzo di copertina è di 16,50 euro, lo potete trovare in formato cartaceo a 14,41 euro o in formato elettronico a 11,99 euro sul sito di Amazon. Con questo è tutto. Domani penso che tornerò a consultare il mio taccuino delle vacanze, dove ho segnato i libri che avevo letto al mare, ma a quanto pare tornare a casa mi ha ridato un ritmo di lettura così frenetico che, insomma, Bussy me lo sono divorato in 3 giorni, 4 al massimo, anche perché merita veramente, perlomeno. È uno scrittore che è entrato nelle mie corde. Poi ce ne sono altri che insomma restano lì. Io ammetto, non ho mai lasciato un libro a metà, volente o nolente, anche se il libro non mi piace lo porto sempre a termine, però ci sono dei libri che io lascio lì a decantare e vado avanti un pezzetto per volta, ogni tanto ci infilo dentro un capitolo, perché proprio non mi vanno giù e prima o poi finirò anche quelli e ve ne parlerò. Ma ve ne parlerò forse con la stessa difficoltà con la quale li sto leggendo, perché proprio non si smuovono. Io ho qui anche il mio fidato tablet, vi posso non dire quali sono i libri che ho lasciato per aria a metà, ma vi posso dire che ci sono la bellezza di almeno 2 libri che sono lì così, che attendono di essere terminati. Uno è, adesso c'ho il tablet incantato, mi sembra anche giusto, quando io devo fare i video mi si incanta il tablet. Vediamo un po' se riesco a dirvi quali sono. Uno è La luce sugli oceani. Non lo so, non ho visto neanche il libro, ma sì, non ho visto neanche il film, ma sinceramente leggere il libro mi sta facendo fare molta fatica, nel senso che la narrazione è lenta, non mi garba. Altri poi sono libri che sono di una pesantezza tale per cui proprio non vanno avanti. Io non so perché, ecco, uno è quello, poi ce n'è un altro lasciato a metà che Amabili resti, bellissimo il film, però
Pesante la lettura, eppure io mi sono innamorata del film. Stranamente, io pensavo, visto che il film è così bello, chissà com'è bello il libro. Il libro è di una noia pazzesca, pazzesca veramente. Ragion per cui questi due romanzi, La luce sugli oceani e Amabili resti, sono lì. Ogni tanto leggo qualche pagina. E poi sento un qualcosa dentro che mi comincia a far vibrare, vuol dire che non ci siamo, devo interrompere la lettura, perché so che altre due righe e vola il tablet direttamente. Non lo so, dovrei chiedere a uno bravo o forse a un'equipe intera, perché ho queste reazioni proprio fisiche di fastidio quando leggo un libro che non entra in sintonia col mio essere, col mio sentire. Però mi sforzo, perché comunque ne faccio un punto ad orgoglio, di portare sempre a termine la lettura dei libri. E lo farò anche in questo caso, solo che abbiate fede, di questi due libri ne parlerò forse tra 6 mesi, perché col ritmo che sto tenendo, anche perché ho iniziato a leggere altro, quindi questi si infileranno in quelle scappate che faccio magari in giro, sui mezzi, quindi leggo una cosa del genere proprio perché non voglio impegnarmi più di tanto, quindi li uso come tappabuchi. Ma assolutamente sono due libri che non riesco a digerire. Dopo questa digressione in cui vi ho raccontato anche le mie reazioni fisico-emotive, quando mi ritrovo con un libro noioso, tengo a precisare che se sentite ogni tanto, perché me ne accorgo dopo io, questo rumore nei filmati è il poggiapiede che uso io sotto la scrivania, che lo sposto perché mi dà un fastidio dopo un po', tutti i miei segreti della mia postazione di lettura, lavoro e quant'altro. Spero di non avervi annoiato troppo con queste mie chiacchiere. Io vi do un bacione. E un arrivederci a presto con qualcosa di ancora interessante.